Eh sì, rigenerazione in questo senso da parte del Comune è quello di passare questo messaggio usando come veicolo di informazione i ragazzi che portano questo messaggio a casa, che soprattutto dobbiamo raggiungere quell'obiettivo famoso di passare la soglia del 65%, perché proprio in questi giorni leggiamo che c'è un ritorno, se con il, diciamo, con la preparazione civica, la risposta dei nostri concittadini possiamo raggiungere l'obiettivo, un ritorno di circa 160.000 euro che vanno di nuovo redistribuiti proprio su quelle che sono le tasche dei miei concittadini. Quindi un messaggio che va costantemente veicolato, e queste giornate sono importanti. Oggi si parla del riciclo, i ragazzini faranno queste maschere recuperando tutto quello che è possibile recuperare, dicendo che di quello che sono le economie ne possiamo fare risorse. E ripeto, credo che l'economia migliore è quella che, se noi incominciamo a capire così, rispondere e comportarsi con, differenziando in un modo civico e corrispondente ai dettami della legge, il Comune ne avrà risorse e queste risorse saranno distribuite sul territorio. Le maschere di cartapesta nell'ottica del riciclo. Chiaramente gli alunni si sono divertiti e allo stesso tempo hanno appreso l'importanza di riciclare, anche con la carta riciclata, i sacchetti riciclati, si può con fili di lana, con pezzetti di corda, si possono realizzare degli oggetti che hanno una loro valenza. Che è un progetto già iniziato nel mese di ottobre in collaborazione con la Tech Servizi, quindi la società che gestisce il servizio rifiuti sul territorio ripostese. Quindi rientra in quel progetto di sensibilizzare i bambini alla raccolta differenziata e all'importanza di quello che può essere il riciclo del materiale. Nel caso specifico, dal recupero di quelli che sono i quotidiani, i giornali, i sacchetti del pane, abbiamo realizzato, i bambini più che altro hanno realizzato delle maschere in cartapesta, e quindi li abbiamo sensibilizzati in tal senso per far capire qual è l'importanza del riciclo, come possono essere utilizzati questi materiali piuttosto che essere, diciamo, mandati in discarica. È un messaggio importante questo che oggi vogliamo dare insieme all'Istituto Scolastico e all'Istituto Comprensivo Giovanni Verdi di Posto a tutta la comunità, ovviamente, perché un messaggio culturale sia davvero efficace, allora c'è bisogno che si parta dai bambini, e quanto hanno fatto le maestre, di concerto ovviamente con il Comune, con tutta la comunità scolastica, con la preside, ed è davvero un messaggio importante, perché noi crediamo che un cambiamento culturale sia possibile nella città e nel comprensorio, e questo deve ovviamente riguardare tutte le famiglie a partire appunto dal mondo della scuola.